successo numero 3 per la Rumulia di Feroce, che batte a domicilio il Sermoneta appunto per 3-1. Al Camillo Caetani di Sermoneta, proprio vicino al castello. Per gli Amaranto Oro è un tris di festa, secondo in classifica, insieme al Pro Roma, sotto, solo di 3 punti, al Tor di Quinto, ancora a punteggio pieno. Il vantaggio viene siglato al terzo minuto di gioco da parte di De Falco, che batte in diagonale il portiere dei padroni di casa, Venturiero, per l'1-0 in favore degli Amaranto Oro. Sermoneta che prova a respingere gli assalti e tenta una percussione con Pisano, ottimo in fase di cross. Bravo il numero 7 del Sermoneta, sempre attivo. Poi Romulia che tenta un'altra percussione al 24esimo con Sarmiento, che mette però il pallone fuori. De Falco invece al minuto numero 40 spreca il 2-0. Momentaneo, perché infatti il Sermoneta giunge subito al pari, 43esimo, ed è Pisano a battere il portiere degli Amaranto Oro per l'1-1, che chiude così la prima frazione. Ripresa che si apre con un Sermoneta bravo e sprombattuto con un calcio di punizione, il colpo di testa che mette i brividi alla formazione di Feroce, palla che però termina a lato. Romulia che ritrovasi di nuovo il vantaggio dopo un'ottima percussione al minuto numero 6 con la conclusione respinta dal portiere dei padroni di casa, Venturiero, che mette in calcio d'angolo la conclusione. Poi dall'azione del corner arriverà il 2-1 in favore della formazione Amaranto Oro, con Azzawi bravissimo dopo un batti e ribatti in aria a respingere di testa in pallonetto, battere il portiere dei padroni di casa Venturiero, il cross ancora al centro dell'area di rigore e il colpo di testa da parte del numero 4 della formazione di Feroce. 2-1 per la Rumulia, che adesso non lascia più la gara, anzi rischia di fare il 3-1 su una sventogliata uscita malina da parte del numero 1 dei padroni di casa, con Sarmiento che lascia il pallone ancora a De Falco. Respinta sarà ancora da Sarmiento a tentare la conclusione con Donato lì a supporto. Poi Romulia che va vicino ancora al 3-1 con lo stesso Donati, respinto in calcio d'angolo, mentre Sermoneta che resta in 10 al minuto numero 43 per questo intervento da parte di Pisano, doppio giallo per il direttore di gara e rosso con il numero 7 del Sermoneta, che va anzitempo sotto la doccia. Sermoneta che termina la gara anche in 9 con un secondo rosso, questa volta al numero 6, mentre il calcio di rigore al minuto numero 51 a decretare la fine praticamente del match. 3-1 siglato dal dischetto da Marotta, e per il direttore di gara non c'è più tempo.